150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, Martedì Letterari celebrano questo importante anniversario con la presenza di Luca Doninelli e il suo La colpa di essere nati, scritti sui Promessi Sposi, La nave di Teseo. Qual è questa colpa? La colpa di essere nati è la colpa della monaca di Monza, di questa povera donna, la cui prima colpa è di essere venuta al mondo. Io mi sono sempre domandato come mai in un romanzo di 700-800 pagine, a seconda delle edizioni, insomma, c'è un padre solo. E il padre è quel padre lì. Cioè quello che per non dividere il patrimonio rovina la vita umana, rovina. Poi dopo certo lei commetterà molte colpe, ma io credo che questo evento che ha scosso molto il giovane Alessandro Manzoni, anche perché abitava a 300 metri da lì, insomma, no? Perché lui ha conosciuto bene questa storia, credo che lo abbia scosso al punto, insomma, da cercare di, capire, ma se noi, ma se la colpa di un uomo è quella di essere venuto al mondo, cosa ci può salvare? Quale azione, quale merito ci può salvare? Io credo che, poiché ogni grande libro è sempre il tentativo di risposta a una domanda, io credo che la grande domanda che sta dietro i Promessi Sposi è proprio questo: cosa ci può salvare dalla colpa di essere nati? In passato si è sempre parlato di un Alessandro Manzoni intriso di speranza e di senso della provvidenza. Il suo Manzoni però non è così speranzoso, non ha la speranza nel futuro, ha più che altro una determinazione a vivere il dolore del presente. Sì, questo io non voglio negare la presenza della speranza nell'opera del Manzoni, ma è una speranza, diciamo, per parafrasare Giorgio Gaber, conquistata a fatica, conquistata, diciamo, non per un preconcetto fideistico, no? Ma per il tentativo come dire, di dare una risposta, perché una risposta bisogna darla comunque a quella domanda. No? C'è un verso di Clemente Rebora, grande poeta lombardo, anche lui in qualche modo figlio del Manzoni, che dice: qualunque cosa tu dica o faccia, c'è un grido dentro, non è per questo, non è per questo. E tutto rimanda a una segreta domanda: l'atto è un pretesto. Io credo, ecco, che quel verso di quei versi di Clemente Rebora disegnino bene un po' l'idea che ha Manzoni della storia, della vita umana, no? Cioè è piena di dolore, no? E nulla dice che noi vinceremo, no? Anche se avremo la più grande fede del mondo, no? Non è questo, è il fatto che anche dentro qualunque situazione, anche bella o brutta, c'è come un grido: io voglio di più. Io voglio qualcosa di più, e noi non sappiamo da dove viene questo grido. Io credo che Manzoni, parlando della speranza, parli innanzitutto di qualcosa che ci costituisce, al di là della religione, di tutto, cioè il fatto che il mondo non ci basta. Professor Stefano Verdino, docente di letteratura italiana all'Ateneo di Genova, studioso, ricordiamo i suoi testi su Luzi, su Eugenio Montale, su Caproni, su Sbarbaro, ma anche sulla poetica dell'Ottocento, solo per citare alcune delle tante opere. Oggi qui ai Martedì Letterari per celebrare, per ricordare i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni. Qual è la sua novità ancora oggi? La sua novità è che lui ha scritto un romanzo, che è il primo grande romanzo italiano e per certi versi anche l'unico, che è un romanzo che fotografa la società italiana in uno suo stato, per dire, permanente. Noi dopo quasi 200 anni dal romanzo ci ritroviamo ancora con personaggi, situazioni, aspetti che sono quelli descritti dal Manzoni. Basta pensare a quello che abbiamo vissuto 3 anni fa con il Covid e come già era stato tutto descritto, le dinamiche di un'epidemia già nel romanzo del Manzoni. Protagonista di questo romanzo, l'unico, cioè, è la storia? Direi di sì, direi proprio che è la storia della società italiana ed europea. Quindi Lucia, partecipe di questo grande scenario. Sì, lì c'è la grande novità, che lui ha rovesciato le prospettive, perché i protagonisti non sono principi, signori come nei romanzi, anche dei suoi tempi e ancora successivamente, ma gli umili e i grandi personaggi della storia sono tutti in secondo o terzo piano.